Come avrete capito dall'introduzione di questo video, oggi parlerò del blues minore. Ma che cos'è il blues minore? Perché ce ne sta pure uno maggiore? Ma che cambia tra il maggiore e il minore? Ma come si suona? Ragazzi, tranquilli, ci sono io, il vostro chitarra-terapeuta di fiducia, e oggi vi aiuterò a capirci qualcosa di più riguardo il blues minore e la differenza con il blues maggiore. Nel frattempo, mettetevi comodi, mettete subito un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo dopo la sigla. Allora, l'anno scorso già ho fatto un video in cui parlo del blues maggiore e faccio vedere alcune varianti per quanto riguarda l'accompagnamento. Vi lascio il link al video qui sotto in descrizione, andatevelo a rivedere se non ve lo ricordate. Oggi parliamo del blues minore. Ebbene sì, esiste un blues maggiore e un blues minore. Allora, nel blues quello classico, tradizionale, che ho fatto vedere appunto in quel video, gli accordi erano sostanzialmente tre. Tre accordi, tutti maggiori, con la settima minore. Facciamo un esempio in La. I tre accordi erano rapportati in questo modo: preso il La come tonalità del blues, gli altri due accordi si trovavano una quarta sopra ed avevamo appunto il Re settima, ed una quinta sopra ed avevamo appunto il Mi settima. Quindi i tre accordi del blues maggiore erano appunto La settima, Re settima, che avevo fatto vedere con la nona, e Mi settima. Nel blues minore, prima differenza sostanziale, abbiamo tutti accordi minori, con o senza settima, ma la settima anche in questo caso sarà minore. Quindi i tre accordi saranno La minore settima, Re minore settima e Mi minore settima. Quindi... farò tutti esempi in La minore in questo video, poi trasportare tutto sarà abbastanza facile, ragazzi, perché il rapporto tra i tre accordi, 33 trentini entrarono a Trento, sarà sempre lo stesso, cioè questo qui. Quindi, per esempio, un blues minore in Re sarà formato da questi accordi. Bene, la prima differenza sostanziale l'abbiamo vista. Per quanto riguarda la struttura, in entrambi i casi stiamo parlando di una struttura fatta in 12 battute. Quindi, diciamo, lo scheletro del blues minore vedremo che sarà lo stesso del blues maggiore. Soltanto, come ho appena detto, i tre accordi sono tutti qua, sono tutti e tre minori. Ma adesso vediamo una seconda importante differenza tra i due giri, che diciamo è una differenza più che altro stilistica. Il blues maggiore viene suonato quasi sempre in modalità shuffle. Cioè, la modalità shuffle, vi ricordo, è questa qui. Praticamente costruiamo questa ritmica da una terzina. Tacata, tacata, one, two, three, 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 one, two, three. Non è proprio così semplice la spiegazione perché viene interpretato lo shuffle, però non fa parte del video di oggi. Perché? Perché il blues minore, a differenza del blues maggiore, non viene suonato così. O meglio, viene anche suonato così, ma il più delle volte viene suonato in modalità straight, cioè dritta, cioè su suddivisione di sedicesimi. Quindi non avremo più questo scheletro, ma avremo questo. Pensate per esempio a qualcosa di più funk o di più rock. Quindi proviamo ad applicare questa cosa qui su La minore settima. Vorremmo fare questa cosa qui, per esempio. Ho scelto una ritmica dove viene accentato il 2 e il 4. 1, 2, 3, 4. E l'applicheremo su tutti gli accordi. Ok, per quanto riguarda gli accordi e la questione ritmica ho detto tutto quanto. Avevo anche detto che lo scheletro delle due strutture sostanzialmente rimane lo stesso, ma ci sono delle differenze, soprattutto nel finale. Adesso vi farò vedere un po' di variazioni nella struttura, fino ad arrivare al blues minore più famoso di sempre, cioè The Thrill Is Gone, del grandissimo B.B. King. Allora, vi chiarisco subito come usare questo video nel migliore dei modi. Ho preparato un documento Word, che potete scaricare dal link in descrizione, dove ho messo praticamente i link a determinate backing track che ho trovato su YouTube che fanno riferimento alle varie strutture che vi farò vedere. Poiché queste backing track hanno tonalità diverse, ho anche scritto gli accordi già trasportati nelle varie tonalità scrivendo tutta la struttura. Beh, insomma, ragazzi, tutto è così che volete, dovete solo scaricare il file, cliccare sulle backing track, leggere gli accordi e studiare. Cosa devo fare di più? O se non vi iscrivete al canale, ve caccio! Comunque adesso, per evitare confusione, vi suonerò tutti gli esempi in La minore. Bene, partiamo dalla struttura base numero 1. 1, 2, 3, 4. Se
seconda battuta. Terza. Quarta. Quinta. Sesta. Settima. Ottava. Nona, vado sul mi. Decima, vado sul re. Undicesima, ritorno sul la e rimango sul la nella dodicesima battuta per ricominciare tutto da capo. Eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, chiarito questo punto, andiamo a vedere le variazioni più importanti del blues minore che troveremo, come ho detto all'inizio, nella parte finale. Allora, una prima variazione molto semplice che possiamo incontrare è mettere uno stop sull'ultima battuta, ottenendo questo effetto che a me personalmente piace molto. Mi piace molto perché lascia spazio appunto a un solista, come ho fatto adesso, per poter entrare in modo prepotente nel solo, oppure al cantante con la melodia o qualsiasi altra cosa. Ovviamente la batteria continua a suonare, ragazzi. E questo era l'esempio 2. Anche in questo caso c'è il link a una backing track che suona proprio in questo modo. Allora, una cosa che non dovete assolutamente fare sul finale del blues minore è suonare tutti i cliché che sapete fare sul blues maggiore. Ma che sapete fare? A proposito, ho fatto un video dove faccio vedere un po' di cosettine del genere, andatevelo a vedere qui sopra. Allora, perché non si fanno quei cliché? Ma per un sacco di motivi, innanzitutto perché ritmicamente sono tutti costruiti su una base di terzina, qua stiamo suonando invece straight, e poi perché non c'entrano niente, ragazzi, cioè... un po' come il pecorino sulla pasta alle vongole. Sì, qualche chef moderno dice che non è un tabù mettere il pecorino sui frutti di mare. Però, nonostante questi cliché non debbano essere suonati, l'accordo di dominante, cioè il mi settima, sull'ultima battuta del blues minore si può suonare come, ragazzi? E esattamente come accade nel blues maggiore, questa cosa serve proprio per preparare le orecchie al nuovo giro che sta per incominciare. Praticamente il mi settima si riporta sulla minore. Vi faccio sentire quindi il terzo esempio. Anche in questo caso parto soltanto dalle ultime quattro battute. Attenzione ragazzi, adesso devo fare una precisazione molto importante per quanto riguarda l'uso della nona su questo accordo di dominante. Mentre nel blues maggiore questa cosa qui funziona benissimo, la nona è questo fa diesis che vado a mettere sul mi, quando andiamo a risolvere sul la minore, quindi su un accordo minore in generale, non funziona un granché questa cosa, sentite? Suono sempre dalle ultime quattro battute. Sì, fa cagare, si sente a orecchio. Comunque, perché è bruttino questo passaggio? Perché la nona maggiore del mi è un fa diesis e non è proprio nella scala minore di la che ha un fa. Quindi si può aggiungere appunto un fa sul mi, quindi sarebbe la nona bemolle, anziché usare la nona maggiore vorremmo utilizzare una nona bemolle, ottenendo questo passaggio che è un pochino jazz. Allora, a dire la verità, con la nona bemolle questo passaggio a me non piace, cioè non percepisco un errore armonico, ma semplicemente non mi piace per quanto riguarda lo stile. Lo farei più in un contesto jazzistico. Allora sì, mi piace. In un contesto più blues, rock, non mi fa impazzire. Che cosa possiamo usare allora in un contesto del genere? La nona aumentata. Quindi abbiamo visto il fa è un pochino troppo jazzarolo. Il fa diesis ci manda al bagno e fa effetto guttalax. Invece il fa doppio diesis, sì, è un sol il fa doppio diesis, però in quanto nona, la nota deve essere sempre un fa, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Doppio diesis diventa un sol.
Ragazzi, non voglio fare un video di teoria su questa cosa, prometto che farò un video dove spiego gli intervalli. Adesso focalizziamoci sugli accordi e su come suonano tra di loro questi passaggi. Quindi dicevo, con il fa doppio diesis o il sol, chiamatevelo come vi pare, questo passaggio funziona molto meglio e lo possiamo sentire molto di più non solo nel jazz ma anche nel pop e nel rock. Quindi, ritornando al terzo esempio, lo posso suonare così. Ve lo faccio risentire sempre partendo dalle ultime quattro battute. Ma adesso vi faccio vedere che nel blues minore si possono usare anche altri accordi rispetto al primo, al quarto e al quinto grado. Questo accade esattamente nella nona e nella decima battuta, dove abbiamo normalmente il quinto grado minore e il quarto grado minore, cioè nel nostro caso Mi minore settima e Re minore settima. Una cosa che si fa spessissimo è sostituire il quinto grado con un sesto grado maggiore, quindi al posto del Mi minore metteremo un Fa maggiore. Ho usato in questo caso la posizione cadged del Do. E al posto del quarto grado, cioè al posto del Re minore, possiamo mettere invece un quinto grado di dominante, cioè un Mi settima. Oppure così. Quindi il passaggio iniziale che era Mi minore, Re minore, lo trasformiamo in Fa maggiore, Mi settima, La minore. E qui siamo proprio alla struttura di The Thrill Is Gone, cioè l'esempio numero 4. A proposito, il link alla base che vi ho mandato vi rimanda a una base che ho fatto io, ragazzi. Quindi su, spammatela e fatemi vedere le visualizzazioni che aumentano a dismisura. Per quanto riguarda il discorso delle settime, su questi due accordi possono essere trattati in vario modo, vi farò vedere. Il nostro Fa può essere suonato sia con una settima maggiore, che possiamo prendere così, oppure così. Quindi sto suonando un Fa major 7. E il Mi va suonato obbligatoriamente con la settima minore. E poi, se vogliamo, possiamo aggiungere la famosa nona aumentata di cui parlavo prima. Quindi il passaggio potrebbe essere suonato così. Vi faccio vedere un po' di esempi. Fa major 7, Mi settima, oppure Fa major 7, sempre Mi settima. Stessi accordi ma diverse diteggiature. Oppure Fa major 7, Mi settima non aumentata. Oppure Fa major 7 preso sempre così e sempre Mi settima non aumentata. Ok? Un'altra cosa che si può fare è suonare il Fa non più major 7 ma con la settima minore e la nona maggiore, per poi andare a finire sul Mi settima nona aumentata. In sostanza, ragazzi, questa nota qui rimane fissa. Per i più amanti delle pippe teoriche, sul Fa questa nota è una nona maggiore, è un Sol, cioè un tono sopra l'ottava. Per il Mi questa nota, che ha lo stesso suono di quella di prima, non confondete suono da nota, non è più un Sol ma è un Fa doppio diesis. Perché? Perché è una nona aumentata. La nona maggiore del Mi sarebbe un tono sopra l'ottava, cioè un Fa diesis. Se l'aumento, cioè l'allargo di un ulteriore semitono, ci metto un altro diesis. Sì, se ne possono mettere anche due di diesis, ragazzi, e ottengo un Fa doppio diesis. Non viene chiamato Sol, perché in questo accordo già c'è un Sol, c'è un Sol diesis. Quindi non posso avere sia la terza maggiore che la terza minore. Vi prometto che farò video anche su queste cose qua. Ragazzi, abbiate pietà, spiegherò tutto piano piano, mi serve soltanto tempo. Allora, al di là del polpettone teorico, la cosa che dovete capire è la sonorità di questo passaggio, che avrete sicuramente familiare. Sentite. Non vi ricorda, per esempio, i Pink Floyd, tipo Shine On You Crazy Diamond, oppure Gary Moore, Still Got The Blues. But I still got the blues for you.
E con questo esempio vi ho detto praticamente quasi tutto quello che c'è da sapere sul blues minore, almeno per quanto riguarda la parte ritmica. Lo volete un video dove parlo su come improvvisare nel blues minore? Scrivetelo nei commenti, mettete centinaia di commenti appena esce questo video e forse farò un video riguardante l'improvvisazione nel blues minore. Basta ragazzi, ho detto veramente tutto, fa caldissimo, siamo in estate piena, me ne vado un paio d'orette al mare. E iscrivetevi ancora al canale, attivate la campanellina, altrimenti non vi arriveranno le notifiche quando pubblico i nuovi video. E a presto ragazzi, ciao!